Dopo aver raggiunto il cuore del parco e apprezzato la sua bellezza, l'itinerario prosegue, una volta usciti dalla riserva naturale, con il trasferimento verso il distretto di Maramures e la visita al suo interno di alcune particolarità storiche presenti nelle località di Sapanza, Barsana e Vigeul de Sus. Terminate queste visite, risalendo il colle di Prislop, abbandoneremo il Maramures per entrare nella regione della Bucovina, ovvero nell'estremo nord-est della Romania. E appena mi sono svegliato, eccolo qua lui. Ah, cucciolotto! Il fantastico parco che ci sta ospitando si stende per la maggior parte sui monti Bihor. Vanta una superficie di oltre 75.000 ettari e ospita oltre 1.550 specie di piante. Le montagne sono coperte dalle foreste di pecci e di abeti, mentre nei prati per lo più si trovano ciliegi selvaggi e alberi di noce nera. In questo habitat, perfetto per gli animali selvatici, la fauna è altrettanto vigorosa, ospitando orsi, linci e lupi. Mentre ammiro i panorami, mi cade l'occhio su di un gruppo di auto, alcune in sosta, altre che transitano sullo sterrato. Ebbene sì, li ho riconosciuti. Sono quei matti della Transcarpazia, già incontrati durante il viaggio in Albania, che ogni anno si avventurano in un rally amatoriale con auto datate tra le bellezze dei Balcani. Probabilmente qua avevano il meeting point e adesso continuano il loro mega viaggio tra i Balcani. Adesso mi faccio questo sterrato che va a quella frazione e vediamo poi, proseguendo, se arrivo a quell'altopiano che ho visto dal drone dietro questa collina qua. Resomi conto che per raggiungere la vallata che si trova alla mia destra, questa non è la retta via, torno indietro tra i sacramenti che provengono dal povero tigrotto e mi avventuro su un'altra traccia. Qui devo muovermi con astuzia, qua c'è il rischio che picchi dentro, dovevo andare un po' più in diagonale. Ecco che ho toccato, andiamo a vedere. Da qua non mi muovo più neanche morto. Ma neanche... sono già impantanato dentro. Ho sbagliato, dovevo andare giù di lì. Andiamo di pala, vediamo se me la cavo da solo, se no dovrò chiamare qualche trattore qua della zona. Per forza di cose devo trovare qualcuno che mi tira fuori. Ho tirato fuori la bici e adesso andiamo a caccia d'aiuto, andiamo a caccia della disponibilità balcanica. Da quando sono qua neanche sulla strada là, cioè niente, non è passato, in tre quarti d'ora non è passato nessuno. Speriamo di trovare qualcuno che si renda disponibile. Allora, la situazione probabilmente si potrà risolvere, ma non prima delle 8 o 9 di sera, perché adesso non c'è nessuno in questo posto, è lunedì, e la tipa lì del baretto mi ha detto che suo marito arriva verso le 8 o le 9 di sera, chissà che con che gioia verrà a lavorare ancora. Ma chi sarà mai quella testa d'anguilla che si è impantanato lì? Ma... sono arrivati i salvatori della dello stupido. Ci abbiamo tre rumini. Adesso proveremo a spingerlo indietro. Anche la signora, che è la prima signora che ho trovato. Adesso stiamo mettendo dei sassi e poi proveremo a spingere indietro il camper, vedere se riesco a uscire. Ne, ne. Se vai
trebuie să încercăm cu, dar nu cred, cu piatră în față acolo și să... Da. Da, e piatră. Let's try. This is your holidays. Ok, adesso proviamo a spingere dal dietro. Vediamo un po'. Go! Yes! We are the champions! My friend! Oh, thanks! Grazie! Grazie! Thanks! Oh. Wow! Good! God help us! No, you help me! Yes, naturally! There is always the providence! Now, take care! Povero Tigrotto, io sono sicuro che non si riesce a capire dal video quanto sia schifosa sto sterrato, ma non è uno sterrato, è una pietraia. E qua mi impianto. Accelero. Ma vieni Tigrotto, sei un mito, sei andato su proprio di prepotenza. Comunque il camper così veramente stilizzato, è fico. Spostandosi sul versante sud di Poiana Calineada, questo è il nome della località, ci si rende ancora più conto della sua bellezza paesaggistica. Non mi vuole far passare, ma guarda che sono tremende. Ehi! Non si sposta, mi tira le codate. Dai! Adesso pian piano usciremo dal parco, ci metteremo un bel po'. Allora, per evitare gli sterrati devo fare un giro incredibile, l'allungo di veramente tanto. Ah, finalmente la strada inizia a essere un po' più decente, non ne potevo più di sentire tutta la cellula di Tigrotto che urlava pietà. Sto andando totalmente verso sud e praticamente mi troverò vicino ad Alba Giulia. Bene, adesso devo capire, Alba Giulia e Cluj-Napoca. No, ma non ci posso credere. Sto andando verso Cluj-Napoca e 150 km. Qui, a differenza della città, i rumeni vanno in macchina. Io oggi sarò in lutto perché su questa strada qua ho visto troppi animali morti.
gatti, cani, conigli e uccelli. Mamma mia, ma tanti. Ah, che colpo al cuore proprio. Purtroppo ciò che ho visto oggi si ripeterà ogni volta che percorrerò strade di campagna a poca densità demografica. La popolazione locale mi ha spiegato che, non essendo sterilizzati, ci sono in giro un sacco di cani e gatti randagi. Parte di questi vengono ammazzati a fucilate, altri vengono prelevati per essere spostati in altre località, dove faranno la stessa fine che avrebbero fatto qui. In altre parole, si passa la patata bollente di mano in mano. Ritransitiamo nei pressi di Alba Huglia per poi pernottare nuovamente nei pressi di Gilau e per la precisione a Chela. Qui siamo appena sopra il paesino di Chela, che è sulla strada per andare, per tornare a Gilau. Lasciando alle nostre spalle la pianura della Transilvania, proseguiamo verso la capitale del distretto di Maramures, Baia Mare. La cosa un po' tipica che ho riscontrato, come del resto in Serbia, ci sono questi paesi che si affacciano direttamente sulla strada principale. Il distretto di Maramures, attraversato dal fiume Tibisco e da alcuni suoi affluenti, è formato da zone collinari, vallate e per il 43% dai massicci montagnosi del Rodna, presso i quali si trova la Cascata dei Cavalli, che con il suo salto di 90 metri è la più grande della Romania. Attraversando il distretto, da ovest verso est, visiteremo la sua regione storica. Sulla destra ho lasciato la città di Baia Mare e adesso ci stiamo dirigendo verso Sapanta. La nota negativa di questa regione, molto apprezzata dal punto di vista paesaggistico, è che nei pressi di Baia Mare, la città più grande del distretto, nel periodo comunista c'è stato un processo di industrializzazione, ma le tecnologie utilizzate hanno provocato forte inquinamento dell'area. Storicamente parlando, le sorti della regione di Maramures e della Transilvania seguirono quelle dell'impero austro-ungarico, del quale fecero parte fino alla Grande Guerra. Al termine del conflitto, l'intera regione fu annessa al Regno di Romania. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si instaurò il regime comunista. In questa regione si trovano le chiese lignee rappresentate in 8 tecniche architetturali risalenti a diversi periodi, e sono proprio 8 fra le centinaia che sorgono nel Maramures a far parte del patrimonio mondiale UNESCO. La prima visita prevede una sosta al villaggio di Sapanta, posizionata a 4 km dal confine con l'Ucraina e nota soprattutto per il suo cimitero Vesel. Durante la routine quotidiana, gli abitanti di Sapanta conducono un'esistenza rudimentale. Coltivano campi con aratri trainati da cavalli, oppure accudiscono greggi di pecore o mucche saturnine, oppure filano la lana per spesse coperte, ma anche si dedicano alla produzione del loro potente liquore, il zuika, attraverso la distillazione di frutti fermentati. Circa il liquore appena citato, la sua vera origine è moldava, mentre quello tipico di Maramures è il pölink. Quando un cittadino di Sapanta muore, Dimitru Pop, contadino, intagliatore e poeta, raccoglie il suo kit di scalpelli e pennelli e si prepara a scolpire un omaggio poetico e pittorico del defunto su una lapide di quercia, in quello che gli abitanti del villaggio ora chiamano il Cimitero Allegro, posizionato accanto alla chiesa ortodossa dedicata alla nascita della Vergine Maria. La graziosa chiesa è stata costruita in legno e muratura a partire dal 1886. Particolari sono i suoi mosaici, il più grande copre l'intero tetto. Il
cimitero invece è unico per la sua visione ironica e spiritosa che manifesta verso la morte, una visione che mi trova in perfetta sintonia. Dal 1960 in avanti, oltre 800 tombe sono state decorate con lapidi di quercia che riportano aneddoti simpatici o canzonatori ispirati ai fatti della vita dei defunti. Il motivo che giustifica questo particolare punto di vista riguardo alla vita e la conseguente morte è da ricercarsi nella cultura antica dei Daci, il popolo che risiedeva in quest'area geografica nelle epoche passate. La loro cultura insegnava a non aver paura della morte, poiché il defunto, morendo, passa semplicemente a una vita e una condizione migliore, in cui non potrà che stare meglio. Per meglio comprendere tali opere riporto due esempi. Coloro che amano la buona grappa con me patiranno, perché io la grappa ho amato e con lei in mano sono morto. Oppure, sotto questa croce pesante giace la mia povera suocera. Se viveva ancora 3 giorni, c'ero io sotto e lei leggeva. Le lapidi presentano tutte una particolare tonalità di azzurro, chiamato anche blu di Sapanza, un colore che ha una origine storica, quando, al tempo dell'invasione da parte degli ungheresi, gli abitanti del villaggio furono costretti a dipingere le loro case di blu per distinguerle da quelle di colore verde degli invasori, in modo da poter essere tassate. Il vero maestro di tali opere era Joan Patras Stan, un intagliatore che scarabocchiò il suo primo verso su una tomba intorno al 1936. Nel 1977, dopo la sua morte, a mantenere viva questa tradizione ci pensò il suo apprendista, Mr. Pop. A meno di 200 metri dal cimitero Allegro troviamo un'altra graziosa chiesa, questa volta tutta in legno. A proposito di chiese in legno, presso Peri, a 2 chilometri da Sapanza, all'interno di un parco che vanta ben 1000 alberi secolari, facciamo una rapida visita alla chiesa ortodossa in legno più alta della Romania. La sua altezza raggiunge i 78 metri e al suo interno, che non abbiamo modo di visitare, per decorare gli affreschi sono stati utilizzati ben 8 kg e mezzo d'oro. A pochi metri dalla chiesa lignea si trova la casa monacale e a fianco di quest'ultima giace l'altare d'estate, che viene utilizzato appunto d'estate per le messe più importanti. Incredibile la differenza del rispetto dei limiti di velocità. Allora, in città sono tutti super ordinati, tranquilli, qua in campagna, fuori dalle città, i limiti non vengono assolutamente rispettati, non c'è polizia che fa controlli, è vero che non c'è in giro nessuno, gli unici sono i poveri animali che, come ho già anticipato, pagano le conseguenze di questa cosa qua. Quando si entra in città tutti ritornano a essere guidatori provetti. La presenza nella regione di molte chiese lignee si deve ricercare nel XIII secolo, quando i nobili ungheresi che governavano in questi luoghi proibirono agli ortodossi di costruire chiese in pietra. La popolazione rimediò a questa severa imposizione imparando a erigere chiese di legno, qui facilmente reperibile, essendo una zona particolarmente boscosa. Ora ci stiamo spostando più a est di 40 km per raggiungere Barsana, dove è collocata la vecchia chiesa lignea di Leud e il monastero di Barsana. Purtroppo della chiesa di Leud riporto solo un'immagine, in quanto le altre riprese sono letteralmente scomparse dal mio hard disk. Situata su un piccolo colle, l'edificio risale al XVI secolo e contiene al proprio interno affreschi storici raffiguranti scene religiose.
qualche chilometro più a est, immerso nei fiori e nel verde di un bellissimo giardino, giace il complesso monastico patrimonio culturale dell'UNESCO, un luogo di pellegrinaggio per molti credenti ortodossi e uno dei più importanti siti religiosi e culturali della Romania. Il portale d'ingresso mostra un grande arco sormontato da una torre di legno, che funge anche da campanile. La nuova chiesa del monastero, a sinistra del campanile, è alta 57 metri e i suoi interni sono ben decorati con affreschi barocchi e icone dipinte a mano. Probabilmente, ma non vi è certezza, il monastero risale al XIV secolo. Secondo la leggenda, inizialmente il monastero fu costruito sulla riva sinistra del fiume Isla e successivamente fu spostato sulla riva destra, dove si trova ora. L'atmosfera che si percepisce al suo interno, grazie anche ad una musica soave diffusa presso tutto il parco, è molto, direi, pacifica. Intorno al 1717 il monastero fu distrutto durante un'invasione dei Tartari, per poi essere ricostruito nel corso dello stesso secolo. L'attuale complesso monastico è stato costruito nel 1994 in stile tradizionale rumeno e viene gestito da 16 suore che vivono e lavorano al suo interno. Da Barsana, tramite un trasferimento ancora verso est di 43 km, giungiamo a Vigeul de Sus, una cittadina che giace su di una piana circondata da colline e basse montagne. La visita a questa cittadina prevedeva un'escursione nella valle del fiume Vaser, utilizzando la Mocanita, un vecchio treno a vapore. Purtroppo, non avendo prenotato in anticipo, sono costretto a rinunciare a questa interessante escursione. Nonostante questo contrattempo, sono riuscito a documentare per quanto possibile questa particolarità, che è presente presso altre zone del nord. Quelle presenti in Romania sono tra le ultime ferrovie a vapore forestale a scartamento ridotto rimaste in Europa. La Mocanita, che venne costruita nel 1932 seguendo il modello austro-ungarico, si utilizzava per trasportare a valle il legname dei boschi, per poi essere lavorato da falegnamerie e segherie. Attualmente viene ancora utilizzata per portare su e giù dalle colline il legname, ma oltre a questo scopo fondamentale, negli ultimi due decenni i vecchi binari a senso unico che affiancano il fiume Vaser e le relative locomotive a vapore portano i turisti in visita alle valli selvagge che serpeggiano presso questo territorio. Da Vigeul de Sus, in circa due ore, percorrendo meno di 20 km, si raggiunge il villaggio di Paltinu, dove, dopo una sosta di due ore, si ritorna alla stazione di partenza. Ovviamente non potevo andarmene da qui se non dopo aver ascoltato da vicino il tipico suono rilasciato da queste fantastiche storiche locomotive, anche perché ognuna ne emette uno tutto suo, personalizzato. L'ultimo fischiettio che ora andiamo ad ascoltare è quello che mi ricorda maggiormente i vecchi film western che vedevo alla TV quando ero bambino. Abbandonata Vigeul de Sus, ci inoltriamo tra le montagne del massiccio Rodna, che appartengono ai Carpazi orientali. La
Lasciamo dunque alle nostre spalle il Mar Amores per entrare nell'estremo nord-est della Romania e nello specifico nella regione della Bucovina. Finalmente oggi, con il tempo decente, possiamo apprezzare la bellezza di questo distretto di Mar Amores. Il paesaggio merita. Qua siamo a Borsa, dal quale si può andare a vedere la cascata sui massicci dei Rodna. E anche in Romania si scia. Qua siamo nella località turistica di Borsa. Quella che vedete è una pista, poi ce n'è un'altra sul versante a sinistra. Oltrepassata Borsa si inizia una strada tipicamente alpina. Ormai è un dato di fatto accertato: in Romania è molto più facile trovare persone che parlano italiano piuttosto che l'inglese. Se devo fare una media, una percentuale, su 10 persone a cui ho chiesto, quasi il 30% spiaccicava o parlava italiano, anche perché tanti sono stati a lavorare in Italia. Con l'arrivo al colle di Prislop, a 1416 metri, ci si rende conto di quanto siano apprezzabili i paesaggi che circondano le vette di queste montagne, che a volte sorpassano di poco i 2000 metri sopra il livello del mare. Siamo al colle di Prislop. Bello, anche qua si scia. Credo, sì, sicuro. Mentre abbandoniamo il distretto di Mar Amores, riporto un'ultima informazione a suo riguardo. Come già accennato, la regione è nota per la permanenza delle sue tradizioni agricole, molte delle quali eseguite tramite il lavoro manuale. Ma ciò è stato reso possibile grazie al fatto che la popolazione rinunciò alla collettivizzazione agricola forzata nel periodo della dittatura di Ceausescu. Concetto che prevedeva la perdita da parte degli agricoltori dei propri terreni che diventavano proprietà dello Stato. Qui siamo a Karlibaba. Siamo entrati ufficialmente nella Bucovina, che confina a nord con l'Ucraina e a sud con la regione della Moldova. Questa regione è nota per i suoi panorami montani e per le sue lussureggianti vallate, e la strada che stiamo percorrendo testimonia questa evidenza geografica. Qua siamo a Comuna Pojorata Sat Valea Putnei, stazione turistica di interesse locale. Questo sono riuscito a tradurlo. A vedere le strutture ricettive. È tutto tenuto molto bene, eh? Sembra di essere in Svizzera. Appartenuta all'antico principato di Moldavia, nel 1775 venne ammessa all'impero austriaco. Successivamente, nel 1918, dopo la Prima Guerra Mondiale, la Bucovina, come il Mar Amores, la Bessarabia e la Transilvania, entrò a far parte della Romania. Oltre all'aspetto paesaggistico, questa regione è nota per ospitare diversi siti storici, tra i quali visiteremo il monastero Moldovita, nostra prossima meta, il monastero Sucevite e più a nord, a pochissimi chilometri dall'Ucraina, il monastero di Putna. Cosa che mi ha particolarmente sorpreso in questa valle sono le tante casette adornate con fiori sui balconi in modo molto preciso, bello, con gusto. Bravi rumeni!